wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi video tutorial in collaborazione con due ragazze, Silvia, Makeup Passione 1986, e Monica Momotodde. Se mi seguite da un po' di tempo sicuramente me l'avrete già sentite nominare, perché comunque ci seguiamo da tantissimo, praticamente quasi dagli inizi, sicuramente sono 2 anni. Sono due ragazze molto appassionate di makeup, molto brave, che sicuramente insieme a me vi sapranno dare degli spunti interessanti per questo tutorial di Natale. Per quanto mi riguarda, appunto, è il primo look che vedrete sul mio canale. Ce ne sarà un altro in collaborazione con un'altra ragazza. Trovo molto simpatico e carino fare questi video in collaborazione, perché nello stesso momento in cui magari pubblico io il video avrete altre due opportunità, insomma, di vedere altri due tipi di look. Quindi è sempre molto sfizioso e carino fare questi video anche in collaborazione. E perché no, anche un po' per farsi conoscere, perché magari ci sono ragazze interessate ad altri canali e sicuramente questa volta vi suggerisco quello di Silvia e quello di Monica. Ovviamente trovate i loro link ai loro canali qua sotto giù nell'info box, come anche ai loro video gemelli al mio. Per questo primo look vi propongo un qualcosa di classico, tra virgolette. Ho utilizzato la Naked Basics 1 e l'Undress Me Too della MUA. Ho voluto fare un trucco come piace a me, luminoso sulla palpebra mobile con delle belle sfumature soft, però alla fine che danno definizione all'occhio. Una bellissima, bellissima. Mi sono fatta un mazzo così per questa riga di eyeliner che non mi veniva neanche a pregarla in ginocchio, aperta e chiusa parentesi. E niente, abbinato alle labbra rosse, però non è proprio un rosso classicissimo, è un rosso brillante con una punticellina di fragola per riprendere lo smalto, ma comunque vedrete nel dettaglio tutto dopo. Nel frattempo mi sto guardando nello specchio per vedere se mi viene in mente qualcosa da dirvi. Niente ragazze, poi ho deciso di abbinare questi orecchini che avete già visto nella postazione makeup e questo braccialetto con le palline che fanno molto Natale. E niente, spero che il look vi piaccia. Ho avuto qualche problemino con la batteria della videocamera e vi lascio al tutorial. Venendo al nostro trucco, ho già fatto la base ed non ve l'ho fatta vedere questa volta perché sono sempre le stesse cose, non ho provato un fondotinta diverso, quindi era inutile farvi vedere come mi spennellavo il viso. Ed ho utilizzato il Superstay 24 ore di Maybelline, che è un fondo che continuo a consigliarvi. Il mio è nella tonalità 30 Sand. E poi solo sulle occhiaie, nonostante comunque mi sia venuto, vabbè, un brufoletto qua, ma chi se ne frega. Non ci ho messo niente, ho messo solo sulle occhiaie il Select Cover Up di MAC nella colorazione NV25 che mi sta terminando. Era un pottino che mi avevano dato, un sample che mi avevano dato una delle ultime volte che sono andata da MAC. Passando al trucco vero e proprio, volevo un po' più di intensità di colore nella piega e cosa appunto nell'altra stanzetta mi sembrava ci fosse. Sono arrivata qua vicino alla finestra con una bella luce, insomma, e mi sono resa conto che è un po' troppo delicato rispetto a quanta intensità volessi io. E anche la riga di eyeliner non è venuta come volevo. Non è che è brutta, però volevo un'altra riga di eyeliner. Le righe di eyeliner vanno prese per come vengono. Quindi, Alessia, fattene di una ragione e tienitela così. Vado come base sull'occhio ad usare il Painterly della MAC, che è questo ombretto in crema a base rosata, che mi farà da primer e da uniformante della palpebra. Lo applico semplicemente con il dito e devo dire che questo prodotto mi sta piacendo molto di più nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese che fa freddo rispetto al periodo caldo estivo, comunque la calda primavera e il caldo autunno. Come ulteriore base mi piace ultimamente, come avete anche visto, andare ad utilizzare una matita color crema.
in dei punti che voglio rendere più luminosi, ovvero qua sotto l'arcata sopraccigliare, in modo tale che poi dopo le sopracciglia vengano anche più definite e non tutte le matite chiare si prestano a questa opzione. Questa matita, che tra l'altro mi è stata regalata da Elena, English Rose Makeup, che ringrazio tantissimo, non è per niente adatta alla rima interna dell'occhio, ma è favolosa come base. Quindi, se ce l'avete e nella rima ciliare interna inferiore dell'occhio non vi piace, utilizzatela come sto facendo io. Parto dall'arcata sopraccigliare e vado a fare un misto di questi due colori opachi della Naked Basics 1, che sono il color rosato e il color crema, che è molto meno giallo però una volta applicato, e utilizzo sempre il pennello, questo qua cicciotto di H&M, che vi consiglio da quando ho praticamente aperto il canale, perché per questo utilizzo è veramente perfetto. Ne vado ad applicare un pochino anche nella prima parte dell'occhio. Poi faccio subito le sopracciglia e prima le pettino, e vi chiedo scusa perché diciamo che ho tolto giusto qualche peletti, ma non ho avuto modo di rifarle. Utilizzo sempre la solita matita di Catrice, la Eyebrow, la numero 030. Passo ora alla piega dell'occhio, utilizzo sempre questo color marroncino, biscotto mattone della Pupa, il numero 02, che l'avevo preso all'outlet quasi 2 anni fa. E utilizzo questo pennello della Zoeva, che è il numero 221. È il Luxe Soft Crease, che ha questa sezione molto molto ampia, e questo pennello lo sto veramente adorando nell'ultimo periodo, diciamo nell'ultima decina di giorni, e adesso, dato che ci sono, intensifico anche l'altro lato. Come vedete, appena ho messo il pennello tende a spargere il colore per ogni dove, ed è ottimo da utilizzare con i colori, i marroncini più chiari, perché se tipo lo utilizzaste con un marrone scuro, con un nero, con colori insomma importanti, va a finire che si fanno dei guai. Tiro un po' il colore anche nella parte esterna dell'occhio e voglio salire abbastanza, poi casomai vado a rimettere un po' di punto luce sotto, però intanto salgo perché voglio che si veda bene la gradazione di colore. Dopo un mesetto che non la usavo, ritorno a prendere la mia adorata palettina Andress Me Too della MUA e andremo a utilizzare adesso per la palpebra mobile un misto di questi due colori. Sono entrambi luminosi, uno a base un po' più neutra e uno un po' più fredda, diciamo. Porto un pochino di colore all'attaccatura delle ciglia anche alla fine dell'occhio, ma principalmente appunto mi concentro sulla parte iniziale e centrale della palpebra mobile. Riprendo il pennello che ho utilizzato prima e sfumo un pochino e continuo adesso ad andare a definire la piega dell'occhio, prendo il fratellino del 217 di MAC, ovvero il 227 di Zoeva, questo qua, e sempre dall'Andress Me Too vado a prendere il color matte, questa qua, questo qua, e vado piano piano a scurire la parte finale dell'occhio. Questa volta però non faccio movimenti ampi, ma mi mantengo circoscritta. Scarico e pulisco un po' anche il pennello sulla mano, che voglio solo sfumare, non voglio aggiungere troppo colore. Ora utilizzo un pennello che ho scoperto da poco, che ho da tantissimo, che è delle Chicche, che io trovo a Sorrento, nei negozietti, così. Costa pochissimo ed è un pennello, diciamo, da sfumatura, come vedete, non troppo ampio, a sezione angolare tagliata. Sempre dall'Andress Me Too vado a prendere questo colore qua, sotto a quello che abbiamo utilizzato prima, che diciamo è un grigio quasi marrone, leggermente, cioè è satinato, però insomma,
Va benissimo. Ho preso il colore in punta. Essendo angolato, tengo la parte più alta sopra, come se stessi facendo quasi una riga di eyeliner. E come vedete, ho già appoggiato il pennello e ho semplicemente fatto questo, senza girare il pennello, ma mantenendolo così. Vado a sfumare poco poco poco. Poi prendo sempre un pennello delle chicche, ed è questo qua da sfumatura, però bello ampio e cicciotto, e vado un attimino ad amalgamare i colori e a sfumarne leggermente i bordi, perché non voglio che il colore si vada a sperdere, ma voglio che comunque rimanga bello intenso. Per l'angolo interno dell'occhio, per il punto luce, vado a riprendere la Naked Basics e prendo il primo colore satinato, che è Venus, che è molto molto luminoso, e lo utilizzo con un pennellino così a penna piccino piccino, che è della e.l.f. questo, della linea base, e quasi quasi ne applico un goccettino anche qua sotto. Vado a ripassare adesso questi due colori che si sono un attimino spersi. Questo passaggio per l'altro occhio lo avevo fatto alla fine, proprio alla fine di tutto, anche dopo aver messo l'eyeliner, sbagliando. E adesso, mannaggia, non ho preso un pennellino, provo a fare con il dito, vediamo se non rovino niente. Queste qua di solito la Kiko le fa uscire nelle edizioni natalizie, e io l'anno scorso, poi dopo i saldi, le avevo prese a 3 euro. La metto un pochino sulla mano in questa maniera, bagno il dito, scarico il prodotto, poi casomai lo riapplico, perché non sono molto pratica di questo prodotto, non so come lavora e ho paura di fare delle patacche, perché se non è la prima volta, diciamo è la seconda che le utilizzo. E dato che è un trucco natalizio, queste Silver Drops ci stanno proprio bene. In realtà sono proprio facili da applicare, come vedete. Per la parte inferiore dell'occhio, invece, metto un pochino di questo marroncino matte, che è il secondo colorino che abbiamo applicato nella piega. E per la parte finale metto anche un pochino di questo. Ora vado a mettere la matita nera, utilizzo questa qua di Madina, che è la numero 01, e vado a bordare tutto l'occhio completamente, sia anche la parte interna. Comunque, da quando io non ho più la Feline, e tra l'altro ho fatto una cavolata perché c'era il 20% di sconto nei Corner MAC dentro le coin, e infatti a quelle ragazze ho detto voglio prendere una cosa ma non mi ricordo cosa, ma alla fine volevo prendere la Feline in offerta, e me ne sono ricordata oggi quando sono andata ad applicare qua la matita, e non ha la resa della Feline. Eyeliner, utilizzo questo qua della Mulac in penna. Poi una tragedia, ragazzi, oggi con questo eyeliner. Un parto, vado a sistemare un po' il tutto con questo qua in gel della Kiko. Prendo il pennellino angolato di Essence e un pochino di questo, e poi di questo eyeliner ne devo parlare. Vogliatemi bene lo stesso, anche se non è venuto alla perfezione. Metto il mascara e torno da voi. Utilizzo prima il Lash Princess e poi il Lash Mania Reloaded, entrambi della Essence. Questi sono gli occhi terminati. Passo ora al resto del viso. Ho già fissato tutto con la cipria. Metto semplicemente un blush leggermente luminoso, che è quello della Essence, che mi piace tanto per l'inverno, il numero 50 Sweet Art, che è
un rosino molto molto bello e lo applico con questo pennello che non è quello che mi vedete utilizzare spesso. Mi sono dimenticata la terra, vabbè. Che non è quello che mi vedete utilizzare spesso a volte per fare la base, ma è uno di quelli che fanno parte del set rosa. Il set blu l'ho regalato tutto a Mena, perché tanto comunque di questo rosa mi sono lasciata solo 3 pennelli, gli altri li ho buttati via perché erano penosi, perdevano peli. Metto anche un pochino di terra, uso questa qua della Bourjois, non è proprio adattissima, però vado a scaldare un po' l'incarnato. Invece questo pennello che vedete, questo bel pennellone, fa parte di un set da 24 che avevo preso l'anno scorso e che ho iniziato a utilizzare da 3 giorni praticamente. Sulle unghie indosso questo smalto bellissimo che mi ha regalato Chiara, che mi segue. Ciao Chiara, una delle mie prime seguaci, dice seguaci, follower, vabbè, che è il numero 63301 Puts Baby in the Corner, che è il Salon Pro, ed è proprio un rosso fragola perché è a base rossa però c'è una punta di fucsia, e io sulle labbra voglio mantenermi più o meno su quel colore, perché non voglio fare la solita, voglio mettere il solito rosso classico, e avrei messo Ruby Woo, però il retro matte non è che sono proprio il massimo per l'inverno, e invece vado a mettere un matte che questo è molto molto confortevole, ed è il Damn Glamorous, che è uscito con la linea in edizione limitata della linea matte. E contorno prima le labbra con la matita 307 delle Precision Lip Pencil. E questa matita va bene sia per Ruby Woo che per questo rossetto. E ora vado a riempire le labbra, appunto. Vedete come ci sta bene? Niente ragazze, questo è il look terminato, a me piace tantissimo, è una proposta tranquillamente sfruttabile per non solo le feste di Natale, ma anche per le scene e per gli eventi a cui magari si deve partecipare nel mese proprio di dicembre, insomma. Spero che vi piaccia, passate anche da Monica e da Silvia, vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video, ciao ciao!